Ciao a tutti, vediamo in questo video 5 difetti che non dovresti mai accettare in un uomo. In questo video voglio spiegarti quali sono 5 difetti che mai e poi mai dovresti accettare in un uomo. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare, diciamo, a dare un sostegno al canale con gli abbonamenti base e partecipare alle live, e potrai anche invece scegliere l'abbonamento seminari online per partecipare al mio seminario online che tengo mensilmente, quindi è un'occasione che secondo me non dovresti lasciarti sfuggire. E adesso veniamo al tema, e il tema è proprio quello diciamo, di 5 difetti che non dovresti mai e poi mai accettare in un uomo. Beh, il primo difetto che in un uomo non va accettato è la menzogna. Gli uomini che mentono, che trovano scuse, perché poi gli uomini che mentono trovano tutte le scuse di questo mondo. E problemi di qua, e problemi di là, e problemi su, e problemi giù. Trovano mille scuse e queste mille scuse, diciamo, alla fine non ti portano da nessuna parte. Sono scuse che non ti danno nessun vantaggio, non ti danno nessun beneficio, tu resti bloccato in quelle situazioni dalle quali poi è veramente difficile uscirne fuori, insomma. Quindi cerca di evitare assolutamente di accettare che un uomo mente, e se vedi che ti racconta delle scuse improbabili, improponibili, che vengono smontate facilmente, chiudi. L'unica, tu a livello logico non devi dire niente, a livello analogico devi semplicemente chiudere, perché tanto uno che mente ti racconterà altre menzogne, metterà menzogne su menzogne. Non è che passata la prima menzogna, finita la festa, gabbato lo santo, assolutamente no, ce ne sarà una seconda, una terza, una quarta. Secondo difetto, ovviamente, che non dovresti accettare in un uomo è, diciamo, il fatto che non investe su di te, che non fa degli investimenti su di te, che non investe nulla, che non mette energie, che se ne frega di fatto, no? Questa è un'altra cosa che in un uomo non va accettata, perché se tu accetti che lui se ne frega, accetti che lui, insomma, faccia delle cose che tutto sommato a te non portano nessun beneficio, non fa un investimento, non ci mette un minimo di energia, ma perché devi accettare una situazione del genere? È veramente stupido, no? Quindi evita di accettare situazioni di questo genere dove l'uomo non mette proprio investimenti. Terza cosa, questa anche qua, se hai a che fare con un morto di fame che ti chiede soldi, questo non vale neanche per le donne. Mai accettare relazioni con uomini o donne che non siano autonomi e indipendenti. Cioè, chi ti chiede soldi, mandala a cagare. Se uno arriva a chiederti soldi, arriva a chiederti, diciamo, delle cose, tu non devi prenderle in considerazione. Non c'è niente da fare, non devi prenderle in considerazione. Devi fregartene, questo è un dato di fatto. Non devi stare a chiedere nulla, a fare nulla, è veramente un dato di fatto. E poi un'altra cosa, il quarto punto, è se hai a che fare con una persona gelosa, possessiva, una persona che si comporta male nei tuoi confronti, cioè che vuole controllarti, vuole ingabbiarti, vuole tenerti in una gabbia, seppur dorata, ma sempre in una gabbia. Ecco, un'altra situazione che non va mai accettata, perché non è assolutamente normale che un uomo sia geloso o possessivo. La tua libertà devi fartela valere. È dulcis in fundo, ma dovrebbe stare al primo, ma è quello più importante, accettare un uomo che sia violento, sia verbale che fisico, soprattutto fisico, ma comunque anche verbale, cioè la violenza psicologica, la violenza fisica, la violenza verbale non va mai accettata, mai e poi mai e per nessun motivo. Non ci deve essere un motivo valido per poter giustificare una cosa del genere. Non è giustificabile per nessun motivo, non c'è niente
No, ma lui poverino da piccolo, niente, 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 niente. Devi chiudere assolutamente subito la relazione. Devi chiudere. Non c'è altra possibilità. Perché se non chiudi, diciamo che ne pagherai poi le conseguenze. Saranno conseguenze amare, molto amare. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra abbonamenti base per dare un semplice sostegno al canale e l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!